Problema 9, pagina 27, fisica no problem. Bobina rettangolare di cui conosciamo le dimensioni, il numero delle spire, è immersa nel campo B di questo magnete, inizialmente disposta in questa posizione, e ruota in senso orario di 180 gradi. L'intensità del campo B la conosciamo e sappiamo la potenza che sviluppa questa bobina, che con la sua FEM, la forza elettromotrice indotta, va ad alimentare questa resistenza che conosciamo. Non conosciamo invece la durata della rotazione di 180 gradi. Il risultato del problema è 0,10 secondi. La prima cosa da capire è che la bobina non ruota per colpa del campo B, cioè non è un motore elettrico. Se fosse un motore elettrico, allora ci sarebbe un generatore che alimenta la bobina, che ci fa passare la corrente, e questi due lati della bobina sentirebbero la forza magnetica di Faraday e riceverebbero una coppia di forze, una forza verso l'alto, l'altra verso il basso, che la farebbero ruotare, sarebbe un motore elettrico. Invece questo è una dinamo che viene fatta ruotare dall'esterno, nel caso più semplice attraverso una manovella che viene fatta girare, oppure attraverso qualche altro meccanismo che la mette in rotazione meccanica. Di conseguenza la bobina, ruotando, viene attraversata dalle linee del campo magnetico e cambia il flusso magnetico che la attraversa. La bobina reagisce a queste variazioni di flusso magnetico producendo una corrente elettrica indotta. Quindi il fenomeno fisico è l'induzione elettromagnetica, non è il motore elettrico. Come vedremo, questa bobina genera una corrente che per metà della sua rotazione circola in senso orario e per l'altra metà in senso antiorario. Questa corrente passa attraverso la lampadina e la illumina. La lampadina è attraversata dalla corrente prima in un verso e poi nell'altro. La bobina si comporta da alternatore in quanto produce una corrente alternata che gira prima in un verso e poi nell'altro e si comporta anche da generatore di FEM alternata. Infatti la corrente che gira in un verso e poi nell'altro è la conseguenza di un campo elettrico, elettromotore indotto, che nasce sui lati di questa bobina, prima in un verso e poi nell'altro. Dunque, in conclusione, questa bobina non è un motore elettrico, non è alimentata da un generatore esterno, ma è lei che fa da generatore, poiché reagisce alle variazioni del flusso magnetico che la attraversa. La bobina è un generatore di FEM alternata, e con questa FEM va ad alimentare la lampadina. In questo disegno vediamo la bobina utilizzata come motore elettrico, quindi c'è il generatore esterno, fa passare la corrente elettrica che passa in questo lato e in quest'altro lato subiscono la forza magnetica di Faraday. Posizionando le dita, come sappiamo, con la seconda regola della mano destra, quindi pollice, indice e medio, scopriamo che la forza magnetica su questo lato agisce verso l'alto, sull'altro lato verso il basso, e quindi queste due forze magnetiche costituiscono una coppia di forze, quindi due forze uguali opposte, che fanno ruotare il motore elettrico in senso orario. Questa non è la situazione fisica del nostro problema. La situazione fisica è quest'altra, dove non c'è questo generatore ed è invece la bobina che si comporta da generatore. All'inizio la bobina parte da questa posizione, viene fatta ruotare dall'esterno in senso orario, queste sono la velocità verso l'alto di questo lato e la velocità verso il basso di quest'altro lato. I portatori di carica convenzionalmente positivi che si trovano nella bobina sentono il campo B che va verso destra e siccome si muovono con queste velocità subiscono la forza di Lorentz, QV vettor B. Per esempio ragioniamo sui portatori di carica positivi che stanno su questo lato. Mettiamo il pollice, l'indice e il medio secondo la seconda regola della mano destra e vediamo che subiscono questi portatori una forza di Lorentz che viene in questa direzione qua lungo il filo e sull'altro filo invece la forza di Lorentz agisce in quell'altra direzione. Poi come al solito interpretiamo queste forze di Lorentz come forze elettriche, quindi diciamo che è nato un campo elettromotore indotto che spinge le cariche elettriche convenzionalmente positive in questo verso, in questo lato, e nel verso opposto nell'altro lato, facendo quindi scorrere una corrente in senso orario. Questa corrente ha segno negativo perché noi, come al solito, orientiamo in verso convenzionalmente positivo
il contorno della bobina nel verso antiorario, in modo tale che il vettore superficie della bobina vada verso l'alto. Dunque vediamo come la bobina si comporti da generatore di FEM alternata. Infatti, all'inizio della rotazione, il campo elettromotore disposto lungo la bobina ha il verso antiorario, anzi orario, mentre nella seconda parte della rotazione, con la bobina che ha fatto una rotazione di 180 gradi, il campo elettromotore indotto ha il segno positivo adesso, anche se la situazione geometrica è la stessa perché questa figura è identica alla precedente, ma l'unica differenza è che il vettore superficie adesso guarda verso il basso perché la spira ha ruotato di 180 gradi e quindi un campo elettromotore che gira sul bordo della bobina in questo verso ha il verso positivo e fa scorrere una corrente positiva, mentre invece all'inizio la corrente era negativa. Come altra osservazione per dimostrare che il generatore di corrente alternata è proprio una cosa diversa rispetto al motore elettrico, andiamo a vedere le forze magnetiche di Faraday. Mentre la bobina ruota, ricordiamo che non ruota per merito di queste forze magnetiche, ma ruota perché la rotazione è indotta dall'esterno, cioè prodotta dall'esterno attraverso una coppia di forze meccanica che può essere per esempio data dalla manovella nel caso più semplice. Le forze magnetiche di Faraday che nascono su questi due lati della bobina sono rivolte in questa direzione e si calcolano con la stessa formula di prima. Ma come vediamo sono rivolte in direzione opposta alla rotazione, infatti la bobina ruota in senso orario e invece questa coppia di forze magnetiche tende a far rallentare la bobina. Quindi è l'esatto contrario del motore elettrico, le forze magnetiche non servono a far ruotare la bobina in senso orario ma servono a frenarla. Dunque le forze magnetiche non sono la causa della rotazione ma sono un freno, sono un ostacolo alla rotazione. Ora cerchiamo di capire bene qual è il meccanismo qualitativo che sta alla base di questo problema, analizzando per prima cosa il flusso del campo magnetico attraverso la bobina. All'inizio e alla fine della rotazione, questa è la posizione iniziale, questa è quella finale, le linee del campo B non attraversano la bobina e quindi il flusso è zero all'istante iniziale e è zero anche alla fine di questa mezza rotazione. Ricordiamo che è una mezza rotazione perché è una rotazione di 180 gradi, immaginando che avvenga a velocità angolare costante, tra questo istante e quest'altro istante è passato mezzo periodo di rotazione, t mezzi. Quindi il flusso magnetico è zero sia all'istante iniziale, t uguale a zero, che all'istante t mezzi, mentre invece è massimo all'istante t quarti, poiché le linee del campo B attraversano pienamente la superficie della bobina nello stesso verso della sua faccia positiva, cioè del vettore superficie. Questo flusso massimo in questo momento vale bns, essendo ns la superficie efficace della bobina, cioè la superficie di una spira s moltiplicata per il numero delle spire. In una situazione intermedia, come potrebbe essere tra l'istante 0 e l'istante t quarti, qua in mezzo possiamo immaginare questa situazione intermedia, con il vettore superficie che ha descritto un certo angolo beta tra il valore beta uguale a 0, beta è l'angolo rispetto alla verticale, e il valore beta uguale pi greco mezzi, sarebbe questo angolo qua di 90 gradi rispetto alla verticale. Qui vediamo beta un valore intermedio fra 0 e pi greco mezzi, quindi questa figura si colloca più o meno qua in mezzo. Allora in questo istante il flusso magnetico è comunque positivo, perché le linee di B vanno verso destra e attraversano la bobina più o meno dalla stessa parte della sua faccia positiva, cioè del vettore superficie. Questo flusso di B calcolato all'istante generico T, per definizione, è il prodotto del vettore B per il vettore superficie totale della bobina, cioè n volte la superficie di una spira. Quindi bisogna moltiplicare i moduli dei due vettori, bns, per il coseno dell'angolo tra il vettore superficie della bobina e il campo B, quindi l'angolo alfa, coseno di alfa. Però è più conveniente utilizzare anziché l'angolo alfa il suo complementare che abbiamo chiamato beta e perciò il coseno di alfa lo sostituiamo con seno di beta, infatti angoli complementari alfa e beta hanno seno e coseno scambiati. L'utilizzo dell'angolo beta è conveniente perché beta è un angolo che cresce nel tempo mentre alfa diminuisce. E poi beta parte dal valore iniziale di 0,
mentre invece alfa parte da pi greco mezzi, 90 gradi. Quindi alfa avrebbe un'espressione, una legge oraria più complicata, perché parte da pi greco mezzi e poi c'è questo segno meno perché diminuisce nel tempo. Beta invece, che è il suo complementare, ha la legge oraria semplice omega t. Omega è la velocità angolare, cioè la rapidità con cui questo angolo beta cresce nel tempo. L'espressione di omega, la velocità angolare, ci servirà più avanti. Ricordiamo adesso che è 2π su t il periodo. Infatti la velocità angolare può essere calcolata in un periodo intero e in questo caso l'angolo descritto è l'angolo giro. Quindi viene descritto un angolo giro di 2π radianti, sottinteso, radianti, in un periodo t. Disegniamo questo grafico del flusso del campo B, che abbiamo calcolato poco fa, bns sen beta, cioè bns seno di omega t. Qui vediamo la funzione seno corrispondente alla metà rotazione che si ha tra l'istante iniziale t uguale a 0 e t uguale mezzo periodo di rotazione. Infatti avevamo visto che il flusso magnetico era 0 all'inizio e era 0 alla fine, l'avevamo anche scritto qua, e questi sono i due valori uguali a 0 all'inizio e alla fine. In mezzo il flusso magnetico raggiunge un massimo in corrispondenza di questa situazione, quindi a t quarti, un quarto di periodo, raggiunge il massimo che vale bns, questo flusso magnetico. Il motivo per cui abbiamo calcolato e disegnato in grafico l'andamento del flusso magnetico attraverso la bobina è perché questo flusso magnetico varia nel tempo e quindi la bobina reagisce per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica generando una forza elettromotrice indotta data dalla legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, quindi data da meno la derivata temporale del flusso magnetico. È questa FEM indotta che poi va ad alimentare la lampadina. La bobina rotante quindi si comporta come un generatore di FEM e dunque questo circuito ce l'ha il generatore, non ha un generatore esterno come se fosse un motore elettrico, ma il generatore è la bobina che ruota. Infatti la forza elettromotrice prodotta da questa bobina rotante va ad illuminare la lampadina. E come vedremo meglio dopo, in ogni istante questo generatore di FEM alternata, cioè la bobina, genera una certa potenza elettrica, cioè produce una certa energia elettrica al secondo, e questa potenza elettrica viene poi utilizzata dalla lampadina e bruciata in energia termica, cioè in calore. Potremmo scrivere PG, potenza generata da questa bobina rotante, uguale PR, cioè la potenza dissipata per effetto Joule da questa resistenza. PG uguale PR ad ogni istante. Per calcolare la FEM generata da questa dinamo basta derivare il flusso magnetico. Lo possiamo fare sia matematicamente, derivando questa espressione, che graficamente, andando a guardare la rapidità con cui questo flusso magnetico prima aumenta e poi diminuisce. Infatti, questa rapidità è proprio la derivata nel tempo, rispetto al tempo. Cominciamo a farlo graficamente, vediamo che all'inizio la rapidità di aumento è massima, lo capiamo dall'inclinazione di questa retta tangente, che c'è anche un'inclinazione positiva, quindi la derivata φ punto del flusso magnetico è massima all'inizio, massima positiva, poi questa pendenza si appiattisce fino a diventare perfettamente piatta a t quarti, in quel momento quindi la derivata è 0. Ricordiamo infatti che la derivata rappresenta la rapidità di variazione di una funzione matematica, quindi all'inizio questo flusso aumenta rapidamente, quindi la derivata è grande, poi aumenta sempre meno, la derivata si riduce, per un attimo non varia più, quindi la derivata si annulla e poi il flusso magnetico comincia a diminuire prima lentamente e quindi la derivata diventa negativa, poi diminuisce sempre più rapidamente e quindi la derivata diventa più negativa. Già si vede che l'andamento di questa derivata φ punto di B è un coseno e questo è confermato dalla derivazione matematica. Infatti se andiamo a derivare il flusso magnetico otteniamo bns costante, lo ricopiamo e poi abbiamo la derivata del seno, quindi coseno di beta, e la derivata di beta, cioè beta punto. Ma ricordiamo che beta è omega t perché l'angolo cresce nel tempo
con velocità angolare omega, quindi la derivata di beta è la velocità di variazione dell'angolo beta, cioè quanto rapidamente l'angolo beta cambia, e la rapidità di variazione di beta è proprio la velocità angolare. Lo otteniamo anche matematicamente: se deriviamo beta, cioè omega t, otteniamo omega, quindi beta punto è omega. Vediamo quindi che abbiamo ottenuto un coseno. Eccolo qua, è l'andamento coseno di omega t. Ricordiamo che beta è omega t. Quindi a questo punto non resta che cambiare il segno di questa espressione per ottenere la FEM, che infatti è meno la derivata rispetto al tempo del flusso magnetico. Il grafico è pure è rovesciato perché è cambiato di segno, e quindi abbiamo una FEM che ha l'andamento di un meno coseno. Il valore massimo e minimo di FEM vale bns omega, quando il coseno vale più o meno 1. Il confronto tra il primo e il terzo grafico è intuitivo, perché fa vedere come il circuito, la bobina, reagisce alle variazioni del flusso magnetico. Infatti all'inizio il flusso magnetico aumenta, e quindi il circuito, per la legge di Lenz, reagisce con una FEM negativa. Nella seconda parte della rotazione il flusso magnetico diminuisce, e quindi il circuito reagisce con una FEM positiva. Infatti il circuito reagisce sempre generando una forza elettromotrice indotta che contrasta le variazioni di flusso. Se il flusso aumenta, la FEM indotta è negativa; se il flusso magnetico diminuisce, la FEM indotta è positiva. Ed è tanto più intensa questa FEM indotta quanto più il flusso cambia rapidamente. Il flusso cambia molto rapidamente all'inizio e alla fine, e lì il valore della FEM è più intenso. Come la immaginiamo la forza elettromotrice da un punto di vista intuitivo? Sappiamo che la forza elettromotrice è la circuitazione lungo la bobina, lungo il circuito, del campo elettrico, cioè del campo elettromotore indotto. E quindi la FEM la immaginiamo come un campo elettrico che corre sul bordo, sul contorno del circuito, quindi corre lungo la bobina. Se la FEM è negativa, questo campo elettrico è disposto in verso negativo, cioè vuol dire in verso orario per noi, perché abbiamo orientato positivamente la bobina in senso antiorario. Quindi nella prima parte della rotazione il campo elettrico è rivolto in senso orario. Nella seconda parte della rotazione, con la FEM positiva, il campo elettrico è rivolto in senso antiorario, sempre lungo il bordo della bobina. Quindi per noi una visualizzazione intuitiva della FEM è un campo elettrico che nasce sul bordo di un circuito ed è rivolto in un verso o in un altro in base al segno della FEM. Poi, ogni volta che c'è un campo elettrico che nasce sul bordo di un circuito, è ovvio che fa scorrere la corrente se il circuito è aperto, è chiuso. Se il circuito è aperto non riesce a far scorrere la corrente, semmai accumula le cariche dove il circuito è aperto. In questo caso il circuito è chiuso, e quindi questa FEM, cioè questo campo elettrico disposto in modo rotazionale sulla bobina, fa circolare una corrente elettrica esattamente nello stesso verso in cui va il campo elettrico. Qui per esempio il campo elettrico è rivolto in senso orario, quindi fa correre la corrente in senso orario. La corrente è la conseguenza di questa FEM, cioè di questo campo elettrico, e quindi la corrente ha lo stesso verso e lo stesso segno della FEM. Questo è il grafico della corrente elettrica, è identico al grafico della forza elettromotrice. Infatti la corrente elettrica è la conseguenza della forza elettromotrice secondo la prima legge di Ohm, la legge di Ohm generalizzata applicata all'intero circuito. Quindi l'andamento della corrente ricalca perfettamente l'andamento della FEM. Abbiamo quindi una corrente all'inizio negativa, perché la corrente gira in senso orario spinta dal campo elettromotore indotto. Poi nella seconda parte della rotazione abbiamo una corrente positiva, perché è spinta dal campo elettromotore indotto, che è diventato adesso in senso antiorario. Qui ci sono i disegni che spiegano quello che accade all'istante 0, all'inizio, e alla fine, all'istante periodo mezzi. Fin qui è la descrizione qualitativa di quello che accade in questa mezza rotazione della bobina. Ora ragioniamo sui dati del problema, che sono il valore della resistenza elettrica,
della lampadina e la potenza fornita da questa dinamo, cioè dalla bobina. Come abbiamo detto all'inizio, la potenza fornita dalla bobina la dovremmo scrivere PG, potenza fornita dal generatore, ed è uguale a PR, potenza dissipata dalla lampadina. Infatti la bobina in ogni istante alimenta la lampadina e la potenza che fornisce la bobina va a disperdersi in calore per effetto Joule nella lampadina. La formula della potenza fornita dalla bobina o anche dissipata dalla resistenza, la formula che ci serve è F alla seconda su R. Ricordiamo un momento le formule della potenza. Questa è la potenza erogata dal generatore, in questo caso la bobina che è una dinamo, ed è uguale alla potenza dissipata dalla resistenza. La potenza erogata da un generatore in generale è data dalla FEM moltiplicata per la corrente elettrica che fa scorrere quel generatore. Poi, utilizzando la prima legge di Ohm applicata all'intero circuito e andandola a sostituire al posto di F, otteniamo RI per I, quindi RI alla seconda. Se invece al posto di I andiamo a sostituire F diviso R, cioè la formula inversa di questa, otteniamo F alla seconda diviso R. Abbiamo quindi tre formule a disposizione per indicare la potenza erogata dalla nostra bobina o, volendo, anche dissipata dalla nostra resistenza, tanto sono uguali. Le tre formule coinvolgono la FEM, la corrente e la resistenza della lampadina. Siccome noi tra i dati non abbiamo la corrente elettrica, ma abbiamo invece la resistenza della lampadina, e poi possiamo calcolare la FEM con la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, allora di queste tre formule quella che è più adatta per noi è questa ultima. Quindi questa. Si tratta di una formula istantanea, cioè vuol dire che vale istante per istante. Ad ogni istante la potenza erogata dalla bobina e dissipata dalla resistenza la calcoliamo facendo il valore quadrato della FEM in quell'istante. Quindi noi dobbiamo fare il quadrato di questo grafico che rappresenta la FEM. Il quadrato ha questo andamento. Dunque questo è l'andamento sia di F quadrato, il quadrato della FEM, sia di PR, la potenza dissipata dalla resistenza ed erogata dalla bobina. Si vede che questa potenza erogata è variabile da istante a istante, cioè la bobina non eroga sempre in ogni istante la stessa potenza e anche la lampadina non brucia in ogni istante lo stesso valore di potenza. Infatti abbiamo detto prima che la lampadina inizialmente viene percorsa da una corrente più intensa in un verso e si illumina di più, quindi in quel momento brucia più energia elettrica in energia termica. Poi però per un attimo la lampadina si spegne e poi si riaccende perché viene percorsa dalla corrente elettrica. Al contrario, dal momento che la corrente elettrica generata da questo generatore di corrente alternata è appunto una corrente alternata. Quindi circola un po' in un verso e poi in un altro e di nuovo in un verso e nell'altro. Quindi la lampadina non rimane sempre accesa con la stessa luminosità, ma si accende e si spegne continuamente intanto che la corrente la attraversa in un verso e nell'altro. È proprio questo il senso di questo grafico, che rappresenta la potenza dissipata dalla lampadina, che sta a indicare che all'inizio della rotazione la lampadina brucia più energia elettrica, si illumina di più, poi per un attimo piano piano si spegne, per un attimo si spegne del tutto, poi si riaccende quando la corrente la percorre nel verso opposto e quindi si riillumina completamente. Ora il testo ci dice che questa potenza vale 65,52 watt e si tratta di un valore costante, cosa che abbiamo visto non può essere. Quindi evidentemente il valore che ci dà il libro è il valore medio di questa potenza erogata dalla bobina e dissipata dalla lampadina. Valore medio che è indicato da questa linea tratteggiata, F quadrato medio. Attenzione che prima bisogna fare il quadrato, quindi è il valore medio di F quadrato, da non confondere con il quadrato di F medio, cioè prima si fa il quadrato e poi si fa il valore medio sul quadrato.
Questo calcolo è indicato anche qui, quindi si parte dal valore istantaneo, ma poi si fa il valore medio della potenza dissipata e quindi si fa il valore medio di F quadrato. Si vede anche dal simbolismo utilizzato che prima bisogna fare il quadrato e poi il valore medio. Ma il valore medio di una funzione del tipo coseno al quadrato, infatti questa funzione è del tipo coseno, meno coseno, e questa è il suo quadrato, quindi una funzione del tipo coseno al quadrato si dimostra che come valore medio ha la metà del suo valore massimo, quindi il valore massimo è questo, f quadrato massimo diviso 2. E noi sappiamo quant'è il valore massimo della FEM, è bns omega, quindi il valore medio tratteggiato qua è bns omega al quadrato, che sarebbe il valore massimo al quadrato, diviso 2. Dunque ripartiamo da questa formula in cui al posto del valore medio di f quadrato scriviamo questa espressione e troviamo questa equazione qua, in cui abbiamo tutti i dati del problema tranne la velocità angolare omega. L'equazione in particolare confronta questa parte qui, moltiplicando r per pr medio, passando per f quadrato, il valore medio di f quadrato, ma in realtà l'equazione è questo membro uguale a quest'altro, dove appunto l'incognita è omega. Facciamo quindi la radice quadrata di questa equazione, troviamo omega e il valore di omega con la formula inversa, sostituendo tutti i valori, è 28,3 radianti al secondo. L'unità di misura c'è da verificarla, che appunto viene radianti al secondo. Radianti è una unità di misura fittizia, quindi viene aggiunto o tolto a piacere. In questo caso lo mettiamo perché si tratta di una velocità angolare, quindi è un angolo al secondo. Infine, siccome omega era 2π greco diviso il periodo, come abbiamo detto all'inizio, e siccome noi dobbiamo ricavare il mezzo periodo di rotazione, che è la nostra incognita, quanto tempo dura la mezza rotazione, allora con la formula inversa troviamo che questa mezza rotazione dura 0,11 secondi e non 0,10 secondi come dice il libro.